Salve a tutti, siamo alla lezione numero 42. Continueremo a parlare di forme musicali e oggi parliamo del preludio. Questo tipo di composizione si presenta nelle forme più svariate. Il termine originariamente indicava un brano anteposto a un'altra composizione, così come lo vediamo nelle intonazioni organistiche che preludevano i cori del XVI secolo. Bach anteponeva i preludi, con grande varietà di forme, alle fughe, alle suite inglesi e ai corali. Nel XVIII secolo la forma diventerà autonoma e sarà praticata da tantissimi autori fra 7 e 800. Le strutture del preludio sono quanto di più vario si possa trovare, ma la nostra attenzione si fermerà sulla forma monotematica e bipartita, cioè la stessa struttura vista nello studio, ma senza porre problemi tecnici e con più riguardo alla sostanza musicale. Inizieremo con un inciso melodico da sviluppare a due voci. Questa forma si chiama bicinium, in forma imitata e nello stile barocco. Le imitazioni, non necessariamente regolari, si svolgeranno per moto retto e contrario. Tempo 3 quarti, tonalità re minore, inizio in tonica, sottodominante, dominante, tonica, progressione discendente. Ascendente. Da completare in stile romantico presenta un tema al basso con risposta al soprano. Alle misure 5 e 6 potremmo riproporre le due prime misure arricchendo il tema al basso. Dovremo curare con grande attenzione il tocco affinché la mano destra non sovrasti la melodia, soprattutto quando è posta al soprano. Seguirà, ci avvicineremo allo stile del primo Novecento e useremo con meno rigore le regole sui collegamenti armonici. La melodia poggerà su una base armonica costituita da due accordi di undicesima che si alterneranno. Questi accordi non appartengono alla stessa tonalità, ma hanno tre note in comune. Questo legame rende gradevole il collegamento fra loro. Nell'esempio vediamo i due accordi di undicesima, Sol undicesima, e Si bemolle undicesima. Le scale dalle quali ricavare la melodia sono queste.
si può notare come tutti gli accordi siano costituiti da due triadi sovrapposte, quella superiore e un tono sotto all'inferiore, ma all'ottava superiore. Cioè, questa è la prima triade e questa è la seconda triade. Una triade di Sol e una triade di Fa. In realtà l'accordo di undicesima è formato da cinque terze sovrapposte. 1, 2, 3, 4, 5. Ma in pratica, se la mano sinistra suona sulla scala diatonica di Sol, solo sui tasti bianchi, e la destra accompagna con l'accordo di Fa, con il Do undicesima e soprano, l'impressione complessiva è di un accordo di undicesima. In Si bemolle. Il brano che segue, proposto come esempio, è un preludio bipartito in 12 più 12 misure. Nelle prime 6 misure il tema è alla mano sinistra in Sol undicesima. Seguono altre 6 misure con il tema in Si bemolle undicesima. Da qui in avanti dovremo completare riesponendo il tema leggermente variato. Grazie per avermi seguito e alla prossima lezione.